Impossibile occuparci di cani se non ci occupiamo anche di noi stessi. Quindi tutte le persone che mi seguono devono essere perfettamente consapevoli di questo. Una parte del lavoro è conoscere il cane, una parte del lavoro è conoscere se stessi. Certo, potrebbe uno per facilità dire che cacchio me ne frega di conoscere me stesso, io sono appassionato di cani, dammi notizie sui cani. Però non è il suggerimento che io vi do, perché questo vi tiene estremamente in superficie. La particolarità e l'efficacia degli educatori cinofili Think Dog è quella, quando lavorano su se stessi come si deve, di avere questa efficacia proprio per questo. Quindi qui su Instagram trovate molto del mio percorso, che non si limita ai cani. Sono 26 anni di meditazione, formazione di gruppi di meditazione, mindfulness e Dharma. Questo si intreccia alle neuroscienze, alla psicologia e alla relazione con il cane. Quindi questo è quanto. Certo, nessuno è obbligato a stare qui impalato ad ascoltarmi, ci mancherebbe altro. Quindi c'è chi dice, vabbè, non fa per me. Amen, non è un problema. Ma se mi seguite perché volete avere con il vostro cane una buona relazione, una relazione fatta come si deve, allora accettate per favore l'invito di lasciar perdere momentaneamente, a volte, il cane e di guardare voi stessi, perché il cane non farà altro. Il vostro cane guarda voi, respira voi, assorbe le vostre emozioni. Per cui se voi non curate voi stessi, se non vi prendete cura dalla vostra mente, ma come pretendete di prendervi cura dalla mente del cane? È una bella arroganza, direi. Quindi, no, questa sera non si parla di cani, ma si parla di qualcosa che è pienamente nella vita del cane, e cioè voi stessi, il modo in cui funziona la vostra mente. Le nostre emozioni, la nostra mente, non è che influenzano il cane, sono parte della realtà soggettiva del cane. Nel mondo percettivo del cane è inglobato il modo in cui noi ci sentiamo, ci muoviamo, parliamo, le tonalità emotive che solleviamo quando siamo a casa. È impossibile avere una buona relazione col cane concentrandoci soltanto sul cane. Lasciate proprio perdere questa roba qua. Quindi io posso fare il corso di etologia, quanti etologi ci sono che però con gli animali non si sanno relazionare? E noi crediamo che sapendo di più e leggendoci Hind, Ibisfeld, facendo i corsi di etologia, saremo più bravi coi cani. È una illusione. Sapete chi sarà più bravo dei cani rispetto agli etologi? Quei pensionati, quelle persone che innamorate del proprio cane si mettono lì ad ascoltarlo. Avranno più competenze a livello emotivo e sociale. Accanto a queste, se vogliamo essere ancora più efficaci, possiamo metterci l'etologia. Allora, se l'etologia è parte di un funzionamento di una persona che funziona bene, se è parte di questo, allora l'etologia funziona e dà una marcia in più. Se invece questo è svuotato e c'è tutta conoscenza di qua, sapete che cioè, andateli a vedere, ci sono persone che conoscono perfettamente l'etologia ma non sanno da che parte la testa, da che parte la coda del cane.